Spartaco, l'uomo che guidò la più grande rivolta contro Roma che la città eterna abbia mai conosciuto. Per quale motivo, dopo aver sbaragliato gli eserciti nemici e aver distrutto le forze consolari, questo grande ribelle, forse il più grande di tutti, è arrivato al punto di assediare Roma e non l'ha fatto? Per quale motivo il gladiatore ribelle scelse di non dare il colpo di grazia alla sua capitale? In questa pillola del bar di Roma Antica cercheremo di capirne i motivi. In realtà possiamo trovare un paragone molto utile in Annibale. Dopo la guerra lampo che aveva condotto, Annibale aveva aspettato inutilmente, forse per 2 anni, una resa della Repubblica che avrebbe dovuto infallibilmente seguire il dissolversi delle sue strutture politiche. Una resa che non era arrivata mai, poiché la porzione più forte e salda dello Stato nemico era rimasta indissolubilmente legata al potere egemone e aveva poco a poco logorato e sconfitto insieme a lui le popolazioni che a lui erano passate. Ora Spartaco si trovava forse costretto a confrontarsi con un analogo genere di desolata consapevolezza. Spartaco dovette constatare che nessuna città aveva collaborato con lui, ma aveva solo schiavi, disertori e una cozzaglia di sbandati reclutati per ogni dove. Anche il Trace, come Annibale, aveva probabilmente sperato che la Federazione Italica, scossa dalle recenti traversie della guerra sociale e del cruento conflitto civile, potesse crollare di nuovo. E quando, come si è visto, aveva cercato di ridurre al minimo le violenze contro le città e contro gli stessi romani, lo aveva fatto probabilmente conscio già che occorreva conciliarsi in qualche modo anche quelle realtà, malgrado tutto più forti del mondo che in parte lo seguiva. Anche lui però, come era accaduto ad Annibale, bruciando il superfluo ed eliminando i prigionieri, era arrivato a un punto di non ritorno, tanto che non si faceva più illusioni di poter battere la forza di Roma. Il precario miracolo della guerra sociale non si sarebbe ripetuto e quella stessa realtà che si era opposta ad Annibale, l'alieno nemico cartaginese, resisteva ora allo schiavo e al gladiatore. Così, senza mezzi termini, i nemici già lo presentavano. Malgrado le sue molte vittorie, il settentrione della penisola l'aveva sostanzialmente rifiutato.